siamo in 500 persone nella regione Abruzzo, quasi 15.000 in tutta Italia che lavorano a fianco dei vigili del fuoco per tutto l'anno. Facciamo dei turni e veniamo presi a chiamata, come si usa dire adesso. E quindi chiediamo, abbiamo già intavolato diversi colloqui con il governo, c'è la ministra Madia che ha promesso una soluzione e dice di averci inserito nel patto di stabilità, e quindi siamo qui a ricordare proprio a Renzi e a tutto il suo partito che abbiamo bisogno di vedere scritto quello che ci hanno promesso. 500 in Abruzzo, lavorate per tutti i comandi provinciali? Sì, sì, per tutti e quattro i comandi provinciali, dall'Aquila, Teramo, Pescara e Chieti, dove noi siamo sia come volontari nelle caserme volontarie, sia a sostituire i pompieri permanenti che mancano. Siete riusciti a parlare con il segretario Matteo Renzi? Oggi no, lo attendiamo adesso al ritorno, però abbiamo più volte, grazie anche all'onorevole D'Incecco, abbiamo più volte intavolato degli incontri e delle discussioni anche con la ministra Madia, che è molto disponibile, si è resa veramente partecipe del nostro problema.